Ok, direi che ci siamo. Quindi ora qua affronterò combattimenti a manetta fino a raggiungere il boss finale, eh? Oppure no? Mi sa che qua siamo. No, mi sa che qua siamo proprio al boss finale, ragazzi. Qua siamo letteralmente al boss finale. Anzi, prima di raggiungere il boss finale, secondo me ci saranno rotture di coglioni che mi ostacoleranno. Ah, invece no, vedi, è già qua Eris. Non so come pregare. Oddio, sta parte. Ecco, vedi? E lei ha detto, dice, niente sensi di colpa. Dice, non ti preoccupare, Cloud. Oh no. E se non premo niente? Mi sa che qua... Oddio, ho resistito? Perché non ho premuto niente. O forse era scriptato comunque. Non so se cambiava qualcosa premendo i tasti, sinceramente. Io non li ho premuti fino alla fine. Ce l'ha fatta! L'ha uccisa. Le ho detto, ragazzi, che moriva. Eris deve morire. Eris, per dare un senso alla trama, deve morire. Era inconcepibile che si potesse salvare.
クラウドは大丈夫。 Il suo compito era riportare la materia qui. Oddio, in una è morta e nell'altra no? C'è. In una c'è il sangue, nell'altra no. Ok, qui c'è Genova. Che come boss effettivamente c'era. Genova Life. Cioè voi avete già le limite attive? Beh, fatele, no? Dovrei fare scan effettivamente, mi sono dimenticato questo particolare. Calamità giunta dallo spazio è rimasta assopita per lungo tempo in seguito alla lotta con i Cetra. Risvegliatasi con la benedizione dei sacrifici neri, porta alla fine consumando la vita che attraversa il pianeta. Dati non disponibili. Sì, ma in tutto ciò sta barriera, che cazzo dobbiamo fare? Ah, gli sto facendo danno, ma se devo distruggere sta barriera è finita. Ma non, la barriera non mi dice nulla. Ragazzi, ma era normale che morisse. Ah, ok, ecco, sono tolto. Ma era normale, il respiro questa. Ma è normale che Alice sia morta. Cioè, è giustissima sta cosa. Cioè, io non capisco come effettivamente si possa pensare, o comunque come si sia pensato al fatto che Eris potesse sopravvivere. È giustissimo che Eris sia morta. È la cosa che io ho sempre detto, la morte di Eris è il punto fermo della storia.
La morte di Eris è ciò che dà un senso alla trama. Io ripeto, l'unica soluzione che potevano mettere era non far morire, cioè era praticamente far morire Eris e poi praticamente tentare di riportarla in vita, ma non so fino a che punto. Bellissima comunque la boss fight, eh? Giuda. Cos'è, terza fase? La fine di Zack potrebbe, si potrebbe vedere nel filmato segreto, comunque nel filmato finale. Oddio, madonna, questo sembra quasi lo scontro finale. Ahi. Integrando. Giuda. Cioè, sto usando tutti i membri del party. Ikuze, ikuze, ikuze!
Subito, limit easy. Sì. Merda. Rischiamo. Cloud è troppo importante. Fight!
ma diventa immune, cioè sì. Immune pure con le abilità sinergiche. Bisognerà studiarlo nel dettaglio sto combattimento, perché in hard mode sarà un incubo. Qui c'è Zack, che sembra rimasto bloccato praticamente. Sembra in sospeso. Oddio, sta raggiungendo Cloud. Minchia, vuoi vedere? Madonna. Oddio! Vedi, Zack e Cloud insieme! Menu? Come menu? Quindi qui c'è un altro combattimento. Zack e Cloud contro Sephiroth. No!
Madonna mia. Anche qui Sephiroth come boss finale. Ma penso che Zack allora combatta da solo. Madonna mia. E boss fight. E io l'avevo predetta sta cosa, però. Peculiarità di Zack. Zack combatte usando la sua spada Potence con quadrato e tenendo premuto può passare da un attacco a terra a un attacco a mezz'aria. Con triangolo carica. Può accumulare energia tanto da potenziare fino a livello 3 le abilità multifendente e meteocolpi. Madonna, Zack nel prossimo... quindi nel prossimo capitolo sarà un personaggio giocabile. Cioè già ti stanno anticipando come funziona Zack. Porco Giuda. Spada Potence anche su Cloud. Abilità sinergiche. Orgoglio Soldier. Zack, prossimo personaggio giocabile. I mondi si uniscono per poi dividersi. Quindi loro sono ancora in due mondi separati. Oh porca troia, fuori battaglia. Cloud pensa ad Eris. Sa, Cloud. Tanoshimouka. Come per farti dire che il suo destino è quello. Cioè il destino di Zack è morire. Ma come bizzarro? Che cosa? Cosa? Ci fa sto Sephiroth qua? Ma che cazzo?
Cioè, per me, allora, per mettere una roba del genere qui, il terzo capitolo sarà un qualcosa di veramente allucinante. Sì. Cioè, per mettere una boss fight del genere qui, sì, la terza parte sarà un qualcosa che non ha, cioè, porta dell'inferno. La limite la voglio conservare perché prima lo voglio breccare. Se lo riesco a breccare, siamo a cavallo. Questo volo di rondine. Bravo. Pensavo di fargli più male. Eh sì, manca ancora l'ultima forma. E a sto punto penso che sia veramente qui. La faremo anche in hard, non vi preoccupate. Però qui Cloud non c'è. What? Mi ha invocato Bahamut? Numen Bahamut? Tantissima vita, però è molto forte come gigafusione. Cioè funziona come, funziona letteralmente come la summon. Peccato che io qua avevo Cloud però per parliare. よしやった!
prima boss fight qua sono stato molto più forte perché avevo Barrett che c'è Barrett. Con Barrett devo parare. La minchia devo parare. No, ho sbagliato. LOL. Abbiamo sprecato l'abilità. Ah no, forse no. Ma si sta curando! Lo sta curando! Oh cazzo! No, mi ha fatti tre, bastardo! Minchia, mi fa danno. Ok, è un'area andata, quindi tecnicamente ora non lo può, non lo può curare Fred. La parata qua mi serve Cloud. Senza Cloud ho strategie praticamente fallimentari. È un problema senza Cloud, è un grosso problema senza Cloud. Vabbè, però c'ho Tifa che è un mostro. Ok, cioè lui praticamente gli ricarica la vita. Oddio, Zack da solo adesso. Recupero completo di PVPN. Cioè stanno affrontando tutti Sephiroth. Zack, siamo in due. Mi serve sta cosa? Cioè pensavo mi dessero qualche cosa speciale, non mi danno niente. Eccola.
Ah, mi difendono dai proiettili. Però da, da sotto praticamente non funzionano. Ecco. Grido disperato. Ah, ecco, hai visto? Abilità sinergiche. Oddio, con Cloud posso fare l'abilità sinergica. Cioè Cloud interviene praticamente dal... Ah, minchia, non l'avevo visto. Beh, con Zack dobbiamo fare così. Il suo gameplay è questo. Ecco, di nuovo. Cioè, lo stiamo combattendo praticamente da... da dimensioni diverse, da tutto... Distruggere il nucleo. Bello. E gli ali sono immuni. Aspetta, però... Cioè, le uniche parti che posso colpire sono queste. Prima bisogna togliere la barriera. E io sarei anche d'accordo. Oddio, la hosta. Aspetta, ho qualcuno... qua non ho nessuno con scan, però. Ah, no, analisi, c'è. Entità superiore rinata come custode del destino? No, ok. Ah, no, solo Sephiroth Reborn. Potrei anche effettivamente fare danni elementali. Vediamo. No, immune. Tecnicamente verde, allora, ecco, ora è rosso, quindi forse dobbiamo andare con gli elementi opposti? Ma non credo, non penso. Perché se tu quasi senza materie elementali sei fottuto, praticamente. Cioè, io sono fottuto, praticamente.
Sì, cambiano di colore, quindi gli elementi effettivamente potrebbero essere un indizio. Oh, One Winged Angel, un'altra versione. Sì, questo tipo è ghiaccio, in teoria dovrei andare col fuoco. Ecco, ora che sono così. Dovrei andare tuono barra vento, perché sono infatti tuono, quindi in teoria vento. Ce l'ho vento? No, non ce l'ho vento. Ce l'avrei come Yuffie in realtà, io ho il vorticante. Ecco, vulnerabile. Ho visto un vulnerabile. Quindi non darci quell'elemento opposto. Ecco, quindi qua tecnicamente buono. Sì. Devo andare con gli elementi opposti. Madonna mia, come faccio che senza elementi qua sono fottuto. Ah, però aspetta, tu hai il ringhio ragionante. Ecco, ora qua fuoco. Fulgore aereo tu hai, ma porca troia. Adesso siamo fottuti. Aia. Ma mi è finito già di genere, ma non so se... Ecco, ora qui vento. E un'ala è andata a puttana. Devi andare con gli elementi opposti. Sincrovisione non mi serve un granché. Ecco, qui invece possiamo andare di tuono, quindi Barrett che aveva tuono. Dai, dai, su. Come un mostro. Sta parte un pochettino così e così, però vabbè, ci sta alla fine. Come on.
minchia, giusto giusto Red non doveva morire. Meno male che qui possiamo usare gli oggetti ancora. Barrett L. Oddio! Siamo morti tutti. Sì, ora me lo intappo nel culo che sei stremato. Ne approfittiamo per far rinascere tutto. La faccio lo stesso la limite. Almeno mi ricarico le limit, una cosa positiva. Come abbiamo finito? Ah, ora giustamente c'è Cloud. Come? Ecco, questa è una cosa che non mi piace. Cioè almeno... non lo so, vediamo. Oh! Cloud, mi dati non disponibili. Easy. Oh merda. Oh 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 oh. Questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. E non va bene. Minchia, Deris, gli ho tolto tutte le materie. Eris, salvati! Sì, ma è immune! Skill
E vabbè, tutti attacchi imparabili, mo. Anche io ho tolto tutte cose da Eris, pensando che in un modo o nell'altro sarebbe morta. Vedi, mi fa targhettare l'ala, ma mi devo fare magie. Ah, ecco, vedi, sì, devo fare magie. È debole le magie. Vabbè. Sephiroth! Porco Giuda. Oddio, ho tolto anche preghiera. Oh cazzo. Il pianeta Seppo. Vedi, quando mi fa l'attacco va in tensione, se lo riesco a colpire. Fatta cazzata. Facciamo così. Non si è stordito qua, però. Ti pario tutto. Angelo crudele. No! Oh, Madonna che culo. Invece l'ho stremato, ottimo. Non mi dire che sono morto e devo rifarlo. O era canon? No, non era canon.
concentrato intenzione? Dai, cazzarola. Olè. Qua sono stato più preciso. Non ha fatto manco l'Octaslash, perché l'Octaslash tecnicamente sarebbe quando lui praticamente ti fa... è come in Ever Crisis, no? Che tipo ti fa il colpo che ti shotta per forza. Cioè tu non glielo devi far fare, va, praticamente. Come, non è ancora finito? Basta. Quanti altri combattimenti... cioè... quanti combattimenti vuoi nel finale? Sì. Così. Però mi sa che questa Eris... stanno aspettando. Oh no. Quindi veramente non muore? Aspetta, ma che cazzo? Sono morti tutti e due? Cioè, si stanno ricongiungendo al pianeta entrambi? Ah no. Beh, vedete, Eris è morta veramente. L'ha aiutato soltanto nel combattimento. Ora si sveglia Cloud dalla sedia a rotelle e io svengo. È stato tutto un sogno. Ah, qua c'è Zack. Dentro la chiesa, tra l'altro, è. Vedete, Zack è dentro la chiesa. Io a te. No. No. Però Zack, vedi, è nella timeline dove il pianeta è morto. Quindi possibilmente lui muore davvero. Vedete Meteor che si sta schiantando. Oh? È sprofondato. In teoria sarebbe la cosa più canonica che si ricongiunge con Eris. Ora dovrebbe esserci la scena dove lui la lascia andare nel lago per chiudere il CD1. È giusto che sia così. Eris, okite kure. No. Minchia, è viva, veramente. Vedi la scena.
Vedi, loro sono tristi. Sono morti entrambi, sia Cloud che Eris. Sono morti tutti e due. Non c'è neanche... Ah no, Cloud c'è. Picchia, non l'avevo visto Cloud. Vedi, Eris, sì, vedi, Eris... Cloud la vede, però lei... È Cloud che la vede, ma lei è... Lei è morta. Visto, lei non c'è. Cloud la vede, ma lei non c'è. Mica, Cloud è impazzito totale. Cloud è impazzito totale. Sono le cellule di Genova che comunque gli fanno vedere Eris, eh? Perché ricordiamoci che Genova ti fa vedere ciò che ami, ciò che odi, ciò di cui hai paura. わけねえか。で、スフール総督を知らないか。大事な会見をすっぽかされてな。俺は大恥をかかされた。あんな貧相なセットに総督は立たない。なるほどね。おぼっちゃまそだちはめんどくせえや。Glenn è riconoscibile comunque. Questo non è il Glenn che abbiamo conosciuto. しかしまあ、効果はあった。阪神らの戦士が今にも動き出すぞ。なあ、グレン。戦争は俺をセフィロスから引き離すためのおもちゃか。Anche se in realtà potrebbe essere... さすがにバレるよ。 What the f- Ma Rufus... Anche Rufus ha le allucinazioni.
Qui ci sono, vedi, le due Sapphire. A meno che, oddio, però hanno colori diversi, non vorrei che uno è ruby. Spero di no, perché non avrebbe senso. Cioè, potrebbero essere Sapphire e Ruby Weapon. Però... Yume. Ia. Yume janai ka. Yume na mon ka. Vedi, questi sono i fiori che però sono, cioè, i mondi si uniscono per poi dividersi. Però quei fiori sono vivi. Quindi Zack adesso è nello stesso mondo di Cloud. Quindi Zack sarà un personaggio che giocheremo nella parte 3. Nibelheim il giorno dopo. Stanno ricostruendo il bronco. Sì, ragazzi, il destino di Eris era quello. Vedi, lui ha ancora la materia vuota. De, Eris ha kikkyoku nani o shitan da? Vedi, Eris la vede solo Cloud. Vedi, lei diventa ora un foreshadow però positivo, nel senso che ti accompagna, però come una sorta di, cioè, di accompagnamento gradevole. Però Cloud la vede perché è Genova che gliela fa vedere. Oh merda. Riunion. No. Ah, ima iku. Che cosa? L'ha messa nella spada. Sora, minai de ne. Sora o miru na. ん?なこと言われたら見るだろ。見てもいいけど気にするな。うん、なんもねえぞ。あれは幻。幻想だ。さあ、北へ行こう。セフィロスを倒すんだ。北?俺にはあいつがわかる。ソルジャー同士だからな。あら?クラウド。
ウド頼もしい。いいだろう。お前にかけるぜ。俺たちの大事なもん、一切合切だ。かなり重いから覚悟しろよ。何をつぶって、あんまり重いのは捨てるからな。心配するな、俺が拾ってやる。行ってらっしゃい。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？ Come quando si sono incontrati al reattore. Cosa faresti? ここセトラの場所だからね。そうか。でも、もし何かあったら。のろしあげちゃう。わかった、見逃さない。私いっぱい祈ってメテオを食い止める。だからクラウドも頑張って。ああ、急いでセフィロスを探し出して倒す。きっとだよ。きっとだ。Vedi, la stanno lasciando. Questa è la scena, è la scena che ti fa vedere che la stanno lasciando.Loro vanno ed Eris è lasciata al pianeta. Mamma mia, che cazzo, che cosa si sono usciti, ragazzi. Cioè, questo è GOTY per altri 10 anni. No promises await at journey's end. Nessuna promessa li attende alla fine del viaggio.